Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a parlare dell'anno 2. Più precisamente andremo a riassumere i contenuti che sono stati annunciati con il video di Bungie di martedì e provare ad estrapolare più contenuti possibili. Prima di iniziare però ci tengo a esprimere la nostra opinione su una situazione che si sta diffondendo al momento sui gruppi di Facebook. Infatti più o meno da ieri sera è stata trovata un'animazione nei file di gioco da PC che spoilerà pesantemente la trama del gioco. Vi preghiamo quindi di non condividere questo video sui gruppi Facebook, o se lo fate di eliminare l'anteprima e di dare un'allerta spoiler in modo tale che chi non è interessato possa evitarlo. Ma andiamo subito a parlare dei contenuti riguardo le stagioni. Come sappiamo, le stagioni durante quest'anno saranno tre: la stagione della Forgia, che è iniziata ieri e in cui vedremo l'Armeria Nera da martedì prossimo, la stagione numero 6 in cui potremo giocare ad Azzardo Cosmico e la stagione numero 7 in cui giocheremo a Penumbra. È stata rilasciata una roadmap dettagliata che state vedendo qua sotto con tutti i contenuti precisi che verranno aggiunti con le relative espansioni. Le novità però più importanti sono, con Azzardo Cosmico, le private appunto in azzardo, con Penumbra l'esplorazione dei segreti riguardanti la torre e il Leviatano, e con la Forgia una nuova attività multiplayer simile al protocollo di intensificazione. Questa sarà strettamente legata alla campagna dell'Armeria Nera e si chiamerà Orda. In questa modalità dovremmo trovare le fucine spente dell'Armeria Nera in giro per l'universo per riattivarle e ricevere le ricompense di questa attività. La modalità è multiplayer ed è presente finalmente un matchmaking, quindi potreste comunque farla anche se non avete amici con cui giocare. E da quello che si capisce, per attivarla bisogna entrare in determinati settori perduti, dove troveremo dei particolari portali che si teletrasporteranno nell'area del gioco. Inoltre con la stagione della Forgia verrà aggiunto un nuovo raid. Ci tengo a precisare che si tratta proprio di un nuovo raid e non di un raid layer. Non sappiamo ancora quando questo verrà aggiunto di preciso, ma sappiamo che sarà ambientato nell'ultima città, in una zona che finora è stata proibita. E una novità molto particolare è quella dell'utilizzo dei veicoli. Inoltre gli sviluppatori hanno detto che hanno voluto dare un'accezione molto più frenetica in stile furia meccanica per chi viene di Destiny 1. In generale però i contenuti che verranno aggiunti con queste espansioni non saranno tanto incentrati sulla campagna quanto sull'essere duraturi, in modo tale da avere sempre qualcosa da fare durante l'anno. Per ogni espansione inoltre il level cap sarà aumentato di 50 punti. Da martedì potremo quindi arrivare al 650. Andiamo però ora a parlare delle armi esotiche che verranno aggiunte in questa espansione. Saranno 5 e le conosciamo già tutte quante. Il primo è il flagello di Izanagi, un fucile a cecchino, non so se cinetico o energetico, comunque non pesante, il cui perk esotico ci permette di consumare tutte le munizioni che abbiamo, con un minimo di 4, attraverso una ricarica estesa, che preparerà un colpo in grado di infliggere parecchi danni. Per intenderci, questo cecchino con il colpo caricato potrà shottare in body. Dopodiché abbiamo l'Anarchia, un lanciagranate pesante in stile caduti. Il perk esotico di quest'arma ci permetterà di lanciare delle granate appiccicose che si concateneranno con energia d'arco. Potremo quindi creare delle sorte di griglie di danno in grado di uccidere i nemici al loro interno. Dopodiché abbiamo un arco esotico, che è stato paragonato all'aculeo. Il suo perk ci permetterà di effettuare danni nel tempo, oltre ovviamente a quelli che effettua la freccia. Inoltre, se metteremo a segno un colpo preciso, potremo creare una sorta di nube a vuoto che farà danno a tutti quelli al loro interno. La quarta ed ultima esotica nuova che verrà aggiunta con questa espansione si chiama Yotun ed è un fucile a fusione che potremmo applicare sul nostro braccio e che penso occuperà lo slot delle pesanti. Grazie al suo perk esotico potremmo caricare delle sfere solari che inseguiranno i nemici. Inoltre verrà aggiunta una quinta esotica ripresa da Destiny 1. Sto parlando della fantastica ultima parola, confermata nel video di Bungie. Quindi ragazzi, queste erano tutte le novità che potremmo incontrare con le nuove stagioni che verranno, in particolare con quella dell'Armeria Nera. Come al solito io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce...